Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni e insieme a Ciao a tutti. Francesco. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Perfetto, così abbiamo individuato anche l'esatto microfono da cui parla Francesco. Francesco, allora innanzitutto ci abbiamo Un po' di l'appuntamento. cose per la radio di conseguenza, appunto, partiamo, diciamo, fondamentali. Ricordo appunto che siamo purtroppo in fase di creazione di redditi. Quest'anno tutti quanti sanno con le anche traversie, disastrose. Beh, lasciamo, questo è un problema secondario. La radio si può finanziare col 5 per 1000 dato a salute e ambiente. Il codice fiscale ormai lo sapete a memoria. Vi ricordo che Radio Gamma 5 vive anche con piccole cifre, con piccoli importi. Questa volta non dovete mettere mano al portafoglio, non dovete tirare fuori assolutamente niente, perciò nel 5 per 1000 date questa somma che può sembrare a voi insignificante, inconsistente o piccola, in realtà moltiplicata per i migliaia di ascoltatori che questa radio ha, per le migliaia di persone che possono sottoscrivere, vengono fuori delle cifre consistenti che permettono a Radio Gamma 5 di vivere. Le cifre che arriveranno a noi, certamente a Radio Maria, le considerano elemosine o sciocchezze, per noi sono la vita. Perciò io ringrazio tutti gli ascoltatori che daranno il 5 per 1000 a Salute e Ambiente e di conseguenza a Radio Gamma 5. Altra cosa, su cui si può anche, diciamo, su alcuni aspetti non essere d'accordo. La radio ha lanciato una sottoscrizione di firme per quanto riguarda la libertà di scelta terapeutica. Come tutti quanti sapete, e durante la trasmissione ne parleremo, c'è stata una sentenza di rinvio a giudizio del medico che ha eseguito le volontà di Welby, in cui è stato detto che è processabile. Di conseguenza, il fatto che Radio Gamma 5 lanci una sottoscrizione di firme, lanci un appello, un qualcosa, una petizione, per la libertà di scelta terapeutica, dicendo che noi abbiamo diritto sulla nostra esistenza, sulla nostra salute, è fondamentale. Perciò, al di là delle terapie che si possono proporre o sostenere, è fondamentale questo principio che gli individui sono liberi e che dispongono della loro salute e della loro vita. Perciò, chi ha possibilità, chi ha voglia, firmi la petizione appunto per la libertà di scelta terapeutica che la radio ha lanciato. Queste sono due cose che hanno appunto a che fare con la radio, che sono importanti, proprio perché se ne sarà tempo, io la legherò al discorso fatto su Welby, in cui il giudice dice che i principi cattolici sono superiori alla Costituzione. Non so se l'hai letta, è una motivazione per cui è stato rinviato No, a non l'ho giudizio letta, il una cosa medico che ha del genere. fatto la volontà di Welby. Comunque, cioè, ne ha scritto soltanto sulle 24 ore, però cioè, ti dico soltanto il passo che è significativo e dice che questo diritto, allora, il diritto alla vita è sacro, inviolabile, indispensabile e inoltre costituisce un limite invalicabile da tutti gli altri diritti, compreso quello costituzionale dell'autodeterminazione fissato dall'articolo 32 della Costituzione. Questo l'ha detto un giudice per rinviare a giudizio. Sì, vabbè, ho capito. Cioè, No, 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 no. siamo di fronte a magistrati moralmente corrotti, perché sono di persone moralmente corrotte, che pretendono di applicare nella legge dei principi che sono diversi e avversi alla Costituzione. E allora, siccome appunto anche la petizione della radio è legata a questo articolo Sì. 32, è giusto che, visto che Radio Gamma 5 parte in questo, sostenere in questa campagna perché è meritevole. Perché quando un magistrato dice che esiste una legge fuori dello Stato che è superiore alla legge dello Stato. Sì, vuol dire che è un terrorista, un criminale, cioè non c'è altro modo per definirlo, perché soltanto un criminale può dire che c'è qualcosa al di sopra o al di là della legge, cioè non esiste niente al di sopra o al di là. La legge è sovrana in uno stato di diritto, soltanto in una monarchia assoluta è il re al di fuori della legge, o Dio al di fuori della Beh, legge, o il sai, Papa al di fuori della legge. diceva Lao Tse, la giustizia è come un timone dove lo si gira va. Sì, vabbè, diciamo che purtroppo il conflitto fra ciò che è lo Stato di diritto, cioè lo Stato costituzionale, e ciò che è invece l'assolutismo monarchico, comunque si presenti sotto qualunque forma, che poi è rappresentato dal cristianesimo, tende sempre ad essere riproposto dagli individui che vogliono saccheggiare la società civile. Ora, se a saccheggiare la società civile è il mio collega di lavoro, lo mando a quel paese con quattro parolacce, al limite, non so, faremo anche a pugni, però la cosa più o meno si ferma là.
quando invece a saccheggiare la legge diventa un poliziotto, diventa un magistrato, diventa un deputato, diventa chi ha un potere di determinazione nella società, purtroppo la società paga dei costi altissimi. E noi abbiamo visto quell'imbecille, perché non so come un altro modo definirlo, del ministro degli interni, il signor Amato, che ha detto che davanti a questi dati sulla violenza nella famiglia, la famiglia di Ratzinger, nota bene, la famiglia del possesso, lui si sente un po', come dire, imbarazzato quando sente parlare della famiglia musulmana e di cose musulmani. Beh, intanto cerca di applicare la Costituzione della Repubblica, comincia a rimuovere quell'orrore della famiglia ratzingeriano o cattolico. Quando è rimosso questo, poi discuteremo anche del resto, perché se uno Stato non ha la capacità di imporre i propri principi e la propria Costituzione e i propri principi morali costituzionali al di sopra e al di là delle persone, è chiaro che qualunque imbecille poi si può permettere il lusso di mettere in discussione la Costituzione stessa, dire che in fondo è carta straccia con cui pulirci il culo, e grosso modo è quello che ha detto Amato, ed è una vergogna, perché nessuno può fare una legge, può fare un provvedimento, può fare una sentenza che sia fuori dalla Costituzione, nessuno se lo può permettere questo, ed è un atto, è l'unico atto che può essere definito terrorista. Ricordate, ogni volta che viene messo in discussione un principio costituzionale è sempre un atto terrorista, grande o piccolo che sia. Non esiste nessun altro atto che possa essere considerato terrorista se non l'atto che mette in discussione un principio costituzionale. Mettere una bomba, per esempio, per finalità di eversione dell'ordine democratico è considerato un atto di terrorismo. Ma mettere una bomba che fa il mafioso non è considerato un atto di terrorismo. Allora qual è la differenza fra il terrorista che mette la bomba e il mafioso che mette la bomba? Sono le finalità. Mentre il mafioso vuole i soldi, e l'altro invece, il terrorista che mette la bomba, è per finalità di eversione dell'ordine democratico, è per distruggere la Costituzione. Per cui il terrorista non è distinto per il mezzo che usa, ma per le finalità per cui lo usa. Per cui quel magistrato ha fatto un atto di terrorismo, punto, e basta, insomma. Cioè, vabbè, Francesco, andiamo avanti, va ormai. No, beh, cioè, capito, cioè, questa è l'importanza, perché appunto, cioè, quando un magistrato che dovrebbe applicare le leggi, solo le leggi, dovrebbe obbedire allo Stato, dice che esiste un principio sopra addirittura le leggi di questo Stato, cioè, beh, a parte che la fiducia della magistratura non l'ho mai avuta ed è negativa, a parte qualche limite caso che è un'eccezione, però significa che la mentalità non è quella più dei cittadini, ma è una mentalità diversa, quella appunto della gerarchia cattolica, cristiana, integralista. Perché, sai, io l'ho legato anche a un altro fatto. Proprio in questi giorni parlavo con una persona che fa parte di un consiglio pastorale di una, non di una città islamica, ma del consiglio pastorale di una parrocchia di Bassano. E lui mi diceva che, a parte, ti vergognerai di far parte. Certe volte mi chiedo cosa sta a fare, perché gli integralisti che sono presenti in questa parrocchia, nel consiglio pastorale, mi fanno paura. E allora, se un cattolico gli fanno paura gli integralisti cattolici. Tio, è una cosa. È una cosa, sì, e questo succede non in Arabia Saudita, ma succede a Bassano la Grappa. Sì. Cioè, effettivamente siamo in una situazione che è spaventosa, perché sembra che siamo arrivati in una situazione di fragili equilibri, come dice quel film, dove si può andare avanti o si può tornare indietro con grandi disastri. E purtroppo le persone un po' sono prese dai loro problemi quotidiani, che la società gli pone anche massicciamente. Francesco, un altro fiammi, mi uccide per il discorso del non delle tasse, come si chiama, del modello dell'unico? No, l'unico dell'indagine. Studi di settore. Studi di settore, perché è un po' preso con gli studi di settore, non ne può più effettivamente. E ha anche ragione, perché quando il lavoro è assurdo, è assurdo. Però effettivamente le persone prese così non si accorgono invece che gli stanno rubando la vita, gli stanno rubando l'aria in cui respirano, e questo rubar dell'aria è una cosa che è ossessiva. Cioè, io ho mai visto articoli, ma anche 20 anni fa, offeso il Vaticano da affermazioni. Io ho sempre visto fare anche cose anticlericali, ma non ho mai visto offeso e titoli dell'Avvenire rilanciati dal resto della stampa in maniera così massiccia.
Il che significa che il Vaticano è con l'acqua alla gola, perché per fare una cosa sì. del genere vuol dire che è con l'acqua alla gola. Però come tutti i moribondi vuol fare saccheggio, e non è detto che nel saccheggio non riesca anche a, a sopravvivere. Questo fa effettivamente paura. Le dichiarazioni di Scola sono di, contro la sessualità e contro... e contro il consumismo, sono di un terrorismo spaventoso, e la stampa le rilancia, no? Come se fossero istituzioni, cioè un'istituzione che parla. Ma vogliamo ridere un po' di certe affermazioni che appunto qualcuno dice che sono cattive. È uscito il nuovo numero di Nexus. Sì, sì. Me l'hanno lanciato in internet. Sì, ma sì, sono riuscito... no. Beh, io lo Nexus leggo dal primo numero, tutta la collezione. Ci sono delle cavolate, delle sciocchezze, non è che sia tutto quanto, però è un giornale interessante su certi aspetti. Beh, in copertina ha un titolo che per me comunque è sbagliato, e dice «Il papato è una storia criminale». E ci sono un bel inserto sulla storia criminale appunto del papato, che poi in realtà è la storia del cristianesimo. Vi leggo soltanto una frase, questa dice, è una citazione presa da The Cambridge Modern History, dice «I papi non solo erano assassini in grande stile, ma resero l'omicidio una base legale della Chiesa cristiana e un requisito per la salvezza», chiuse virgolette. Questo lo scrive The Cambridge Modern History, a volume 1, pagina 173. Ma scrive l'articolista che fa la storia, dice appunto, il papato è una storia criminale. Forse presero esempio da Gesù, il quale, dopo essere stato incoronato re, impartì il seguente ordine omicida: portate qui i miei nemici, quelli che non volevano che fossi re, e uccideteli in mia presenza. Vangelo di Luca 19:27, manoscritto della Biblioteca del Monte Sinai, British Museum, e le coordinate per trovarlo. La Bibbia cattolica offre un approccio meno radicale. Conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli davanti ai miei occhi. Scannate, sì. I papi oggi fanno tutto quanto in loro potere per presentare Gesù come un innocuo predicatore religioso e un profeta di pace, ma si astengono con cura dal dibattito sul passaggio in questione, che invalida tutto quello che la Chiesa pretende di rappresentare. In effetti, questo lo scrive Nexus. Allora, di che mese? Questo è giugno-luglio 2007. Vi ricordo che giugno-luglio 2007, noi queste cose ve le stiamo dicendo dal settembre del 1996. Per cui questo passo, credo di averlo trovato più o meno in quegli ambiti, e sta girando su internet in tutte le salse, perché l'ho lanciato dappertutto, e sta chiaramente cambiando anche il modo di vedere quello che è il cristianesimo. Niente, su internet io ho messo una 17 pagine, che ve le farò forse un giorno, ma è meglio che le cercate, sul commento alle istruzioni agli apostoli date da Gesù in Matteo. Sono 17 pagine estremamente corpose, sono là su stregoneriapagana.it, ve le potete chiaramente leggere e scaricare. Dunque appunto, compratevi Nexus e vedrete come quello che chi ascolta questa trasmissione, questa radio, sa. Queste cose vengono considerate che dicono questa affermazione che Gesù dice di scannare e uccidere gli altri davanti a lui è un'indicazione ben precisa, che basta questa per dire che tutte le panzane di un Gesù buono sono panzane. Ma in effetti quando abbiamo analizzato, no? Anche tutta una serie di frasi, no? Sì. Voi dovete amare i vostri nemici. Voi dovete porgere l'altra guancia, voi dovete, non lo dice mai a se stesso. Sì, sì. E attenzione, quando non lo si dice a se stesso, significa che voi dovete amare i vostri nemici mentre io vi sto ammazzando, cioè voi dovete amare Gesù mentre Gesù vi ammazza, perché questo è il senso reale della comunicazione. Infatti anche nelle istruzioni degli apostoli di Matteo dice: chiunque riceve voi in nome mio riceve me, cioè sono io l'onnipotente, cioè sono io, voi altri siete delle merde che dovete andare soltanto perché esisto io. Per cui sappiatelo questo, e siccome la merda si identifica con Gesù, la merda che va dalle persone dice: noi siamo Gesù perché abbiamo accolto Gesù, abbiamo accolto Dio, voi dovete accogliersi in nome di Dio, e se non lo fate noi vi ammazziamo.
Cioè, questo è il messaggio cristiano, come la storia è avvenuta, ed è esattamente quello che stanno facendo oggi Ratzinger, Bagnasco, Scola, cioè stanno spargendo odio e terrore nella società civile, forti di complici cattolici che hanno all'interno delle istituzioni e che ritengono che ogni volta che le persone si ribellino per riaffermare i principi costituzionali sia qualcosa che loro non capiscono, come se la Costituzione fosse una cosa che loro non capiscono. E qua sorgono parecchi dubbi, diciamo. Sì, beh, a parte che poi diciamo che il sentimento non parte dalla Costituzione, ma parte da se stessi, del proprio gusto, della propria cultura, del proprio modo di essere, della propria natura. Nel senso che le leggi delle società sono emanazioni, sono creazioni di individui che hanno una coscienza, hanno un cuore, hanno un'anima e hanno una certa volontà. Di conseguenza il cristianesimo è sempre il negare a ogni persona, a ogni individuo, a ogni comunità la propria capacità di intendere. Perché dice: voi non siete illuminati, voi dovete sottomettervi alla Bibbia e ai 10 comandamenti, le vostre leggi, la vostra cultura, il vostro passato, le vostre radici non valgono niente. E il monoteismo è proprio questo, perciò quello che il cristianesimo fa, come ogni monoteismo, non è soltanto attaccare delle leggi di uno Stato di in quel momento, ma attacca l'umanità. Sì, attacca l'umanità e l'attacca anche violentemente, sì. Basta vedere la reazione violenta che c'è stata dopo il Vaticano rispetto al Messico, che ha approvato una legge sull'aborto è solo per la città e per lo Stato, la zona di Città del Messico. Il problema qual è? È che nessuno dice a un cristiano: tu devi abortire, ma i cristiani pretendono di dire agli altri: tu non devi abortire, e organizzano la mafia del movimento per la vita, proprio per impedire alle persone di esercitare i loro diritti nella società civile. E questa mafia agisce nelle parrocchie, agisce nelle comunità, agisce rispetto alle istituzioni e si presenta alle istituzioni come un'istituzione a sua volta, il che è veramente una vergogna infame. E le istituzioni che dovrebbero essere asservite alla Costituzione non sono in grado di rimuovere questa mafia, che oltretutto agisce poi sulle singole persone, agisce sulle libertà individuali e effettivamente stupra le persone in funzione di bisogni diversi da quelli di legge. Beh, siamo in periodo di esami e di conseguenza siamo in periodo di esami, siamo in periodi appunto in cui si dovrebbe formare la preparazione professionale o per la vita o per il lavoro o per se stessi delle persone, e abbiamo un ministro dell'istruzione, vabbè, forse una battuta comica, l'ho inserito ancora in uno dei commenti, sì, ai Vangeli. E allora questo ministro, di fronte ai problemi della scuola, si è molto molto impegnato affinché contassero anche la valutazione degli insegnanti di religione. Scrive il Sole 24 Ore, e lo scrive il 1 giugno. Ieri il ministro è intervenuto anche sul voto di religione, vicenda strettamente legata alla valutazione degli studenti. Il Consiglio di Stato ha sospeso la sospensiva del TAR, che velocità, questo è lo commento mio, in attesa della pronuncia definitiva. Significa che tutto resta com'era. Il voto di religione concorrerà alla determinazione del credito scolastico. Cioè, allora, significa che persone della cultura abbastanza poca, e la CGIL Scuola l'ha sempre documentato, la CGIL Scuola, cioè quando i sindacati si comportano bene una volta, diciamo bravi, cioè, nel senso la CGIL Scuola ha sempre fatto, su questo campo gli va riconosciuto, si è sempre tenuto informato e ha dimostrato, dati alla mano, che gli esami di cultura, di preparazione, di capacità degli insegnanti di religione erano sempre abbastanza bassi. Allora, tenendo conto che poi gli insegnanti di religione non vengono selezionati con criteri obiettivi o stabiliti dalle norme, ma devono avere l'approvazione del vescovo. E il vescovo non va a valutare l'intelligenza, la cultura, le letture, il curriculum, la preparazione, l'abilità, va a valutare la fede. E la fede noi sappiamo che significa ignoranza. Bene, delle persone che hanno la base della loro predicazione, perché non è neanche insegnamento, sostenere che la fede è un elemento essenziale e basilare, hanno il diritto di valutare dei ragazzi. Ragazzi che come capacità, come intenzione, come volontà, come bravura, come impegno, sono decisamente superiori agli insegnanti di religione. Eppure il ministro, che dovrebbe curarsi degli studenti, dei ragazzi, del futuro, si preoccupa che gli insegnanti di religione con cultura bassa, li riconosciamo a meno un livello molto molto basso,
siano considerati importanti per la valutazione di un ragazzo. Bene, quando il ministro proporrà che anche la confessione e la comunione possono rientrare nei crediti formativi? Sì, no, per questo passo. Meno. Niente, Francesco, io volevo dire un'altra cosetta, sì? Poi ci siamo dimenticati di parlare del rito del solstizio d'estate che terremo sabato. Beh, prima facciamo gli auguri agli amici inglesi che l'hanno già fatto. Stone Age, dati ufficiali della polizia, al rituale erano presenti 24.000 persone. Certo, una partecipazione veramente massiccia, veramente grande, che lascia ben sperare come nel giro per il mondo la sensibilità per i propri luoghi, per le proprie radici e per i propri culti sia ben forte. Comunque salutiamo questi 24.000 persone che sono piazzate a Stone Age per festeggiare il solstizio d'estate. È da qualche anno che viene concesso lo Stone Age per celebrare il solstizio d'estate. E noi celebreremo il solstizio d'estate sabato presso il Bosco Sacro di Jesolo, con grande falò, con tavoli, con ognuno porterà qualcosa da mangiare e da bere, con i nostri tamburi, con i nostri inni, con le nostre fiaccole e con quello che ci sarà. Per cui l'appuntamento è per sabato 23 giugno alle ore prima arrivate meglio. Cioè, il fuoco dovrebbe essere acceso al tramonto, ci sono parecchi lavori da fare, perché io con la scusa che lavoro in fonderia non ho avuto tempo. Franco già si sta rompendo non si cosa per riuscire a preparare il più possibile. Comunque io cercherò di arrivare abbastanza presto, comunque spero per le 5 di essere là, di preparare un po' tutto, e chiunque arriva mi dà una mano a preparare, e dopo faremo il rito, accenderemo il fuoco, faremo gli inni, chiameremo il mondo a partecipare. Poi divideremo il fuoco, attraverseremo il fuoco e mangeremo e berremo in compagnia fino a notte fonda, penso. Beh, io posso anche dare una notizia più positiva, che quest'anno appunto nel Veneto ci saranno due solstizi d'estate. Logicamente saranno divisi per età, perché logicamente i più adulti come me e Claudio andremo a Jesolo e invitiamo i quanti a partecipare. Le ragazze e i ragazzi lo faranno nell'Alto Vicentino, perché hanno, essendo ragazzi, hanno più problemi di spostamento, hanno più problemi di arrivare in luoghi lontani. E comunque quest'anno in contemporanea ci saranno due solstizi d'estate, uno più giovanile e uno delle persone, delle persone adulte che come noi siamo. Le celebrazioni si moltiplicano, insomma, va bene. Casomai per chi, per i ragazzi che hanno problemi di spostamento, che volessero partecipare a quello di Tiene, si facciano vivi, gli do le coordinate. Va bene. Allora, appuntamento, naturalmente una trasmissione alle ore 19, vi parlerò del rito al solstizio d'estate e vi illustrerò gli inni, diciamo così, anche perché così prendiamo un po' il discorso sugli dei e le divinità pagane, che ultimamente abbiamo un po' tralasciato proprio per parlare della percezione, proprio per parlare di altre cose che comunque fanno sempre parte della stessa visione del mondo, dello stesso bagaglio con cui guardiamo il mondo. Beh, sai, abbiamo solamente costretti perché l'attualità che avevamo attorno ne è stata una continua documentazione di quelli che noi da tutti questi anni su questa radio diciamo, cioè guardate che il monoteismo è il problema del futuro, del presente. E se tutti quanti si vanno a prendere i quotidiani o guardano anche sulla televisione, rispetto a quando abbiamo cominciato noi, sì. Cioè, sembrava che noi fossimo le mosche bianche, persone che inventavano le cose. Esatto, sì, infatti ce l'hanno anche detto. Cioè, voi vi inventate, ma voi siete esagerati. Se poi, cioè, poi le cose sono andate peggio di quello che noi pensavamo, perché effettivamente diciamo, l'aria che c'è è ben diversa, certo. Però diciamo che le cose si sono svelate, è come se le avessimo tirate fuori, no? Oppure anticipate, o fatte semplicemente emergere. Beh, anche fatte emergere, perché ti dico, quando si comincia a fare 30.000 pagine aperte al mese, Francesco, con 6.000-7.000, 8.000 persone che vengono al mese a vedere le pagine in internet, vuol dire che c'è qualcosa che si muove in maniera ben più corposa, diciamo, che non anche quello che noi non sappiamo, perché ogni tanto mi trovo delle mezze frasi in altri, testi, no? C'è tutta una serie di cose che chiaramente vedi che ti hanno letto, ti hanno analizzato, insomma, non c'è il dubbio, insomma. Ormai stiamo effettivamente cominciando a toccare i sentimenti profondi delle persone. C'è un Ratzinger così, una chiesa cattolica che
non so, addirittura il Vaticano niente più soldi ad Amnesty, non gliene ha mai dati. Ma allora perché fare una dichiarazione che il Vaticano dice niente più soldi ad Amnesty International? Perché il Vaticano vuole sollecitare tutti quelli che sono cristiani e che pensano ad Amnesty International come un'organizzazione che vuole favorire i diritti civili nei vari paesi, vuole sollecitare tutti i cristiani a non finanziare più Amnesty International. Per cui è un atto, è una provocazione quella che fa il Vaticano, è effettivamente un atto violento rispetto ai diritti civili delle persone. E questo perché? Perché Amnesty International fra i diritti civili ha anche quello dell'aborto, cioè il diritto dell'aborto. Per cui è semplicemente una provocazione che ha il sapore del delinquere, insomma, né più né meno. Beh, sai, quando un cattolico scrive su un giornale parlando della trasmissione Anno Zero, in cui manda in onda il filmato della BBC, dice autocontrollo non significa censura, e quando dice la questione di fondo resta quella di tutelare la serietà dell'informazione, logicamente la serietà dell'informazione è non dire che la Chiesa Cattolica di pedofilia ha una pratica abbastanza frequente. Il problema è che la Chiesa Cattolica è solo pedofilia, cioè è solo stupro di bambini, cioè non esiste nessun intento diverso della Chiesa Cattolica o del cristianesimo in generale che non sia stupro di bambini, cioè ogni cristiano è uno stupratore di bambini. Non tutti i cristiani violentano sessualmente i bambini. Chiaramente noi puntiamo più l'attenzione sulla violenza sessuale, ma la violenza sessuale è un effetto di quello che è lo stupro che i cristiani esercitano sui bambini, che impongono la credenza rispetto a Gesù, che impongono il loro Dio, che gli impongono a pregare, che gli impongono la provvidenza, che gli privano del loro essere dei soggetti di diritto costituzionale. Per cui solo questo è il cristianesimo, non è un'altra cosa. I stessi Vangeli sono tutti finalizzati a stuprare i bambini, per cui a crearsi le condizioni per stuprare i bambini, per stuprare le società civili, per impedire alle donne l'autodeterminazione, per impedire agli uomini l'autodeterminazione. Solo questo sono i Vangeli, sono un'orgia di terrorismo, non sono altro. Viverli in maniera diversa, perché il cristiano vorrebbe, è talmente privo della capacità di analisi della vita che vorrebbe di avere un Gesù buono, vorrebbe che ci fosse un Dio creatore, vorrebbe e lo vuole così tanto che è disposto ad ammazzarvi se voi non gli riconoscete questo suo diritto. Ma vogliamo ridere o piangere? Quello che vuoi, Francesco. Allora, tutti quanti avranno sentito Bagnasco minacciato, gli OCE, le Brigate Rosse coinvolte in questa faccenda. Bene, allora... quali erano gli elementi di prova contro la Lioce?